Che sofferenza per il Pescara all'Adriatico contro il Renate. In settimana mister Baroni aveva messo in guardia la sua squadra dai pericoli che poteva regalare la sfida con i Brianzoli e così è stato. Questo è il calcio d'agosto da prendere sempre con il beneficio d'inventario. Le vittorie però fanno sempre bene e aiutano a lavorare meglio. Pronti via, il Pescara dopo 3 minuti è già in gol con un missile di Caprari che dopo un assolo di 20 metri su perfetto servizio di Nielsen dall'interno dell'area fulmina Cincillà per l'1-0. Partita subito in discesa per i biancazzurri che però pensano soprattutto a provare geometria intesa fra i reparti. Di contro il Renate fa quello che può ma appena spinge il Delfino rischia di far male ai Lombardi. Al 15° Caprari manca il bis concludendo alto dopo una serie di dribbling dal limite. Baroni si agita dalla panchina per dare consigli ai suoi ragazzi e in campo il Pescara, dinanzi ad una formazione di categoria inferiore, fa solo intravedere, solo nel primo tempo, tra l'altro, qualche buon numero. Dopo un mese di duro ritiro fra Prizzoferrato, Bario Terme e Atri, ti aspetti un Pescara imballato, invece a meravigliare è la buona tenuta atletica della squadra che però cala alla distanza. Al 27° è ancora Caprari a far correre i brividi agli ospiti, ma dopo un contropiede di 50 metri, in area l'ex romanista non trova il guizzo vincente per concludere a rete. Fra le note positive c'è sicuramente un Nielsen ritrovato, meno bene la difesa che mostra delle amnesie. La cronaca regala ancora al 39° una buona opportunità per il Brianzolo Mucchetti che impegna a terra Fiorillo che poi al 42° deve effettuare un altro intervento non difficile su conclusione dal limite di Florian che ci riprova anche al 45° con un tiro centrale. La ripresa si apre al secondo a sorpresa con il pareggio ospite, punizione dalla sinistra di Scaccabarozzi e palla in area per Florian che anticipa tutti mettendo alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Tutto da rifare per un Pescara che mostra qualche titubanza di troppo e rischia così al 12° quando ancora Florian manca lo specchio della porta. La risposta biancazzurra al 15° è affidata a Maniero che però conclude centralmente prima di divorarsi al 19° a porta vuota il gol del 2-1. Si va così ai supplementari che si aprono al primo con una conclusione a fil di palo di Dettori, imitato al terzo da Spampati che fa correre un grosso brivido a Fiorillo. La stanchezza si fa sentire nelle gambe dei biancazzurri che rischiano ancora al quinto con Spampati che manca di un soffio il bersaglio. Dagli spalti arriva anche qualche fischio per il Pescara che sbuffa e soffre con il punteggio che resta così fermo sul pari fino al termine del primo tempo supplementare. Nel secondo overtime al nono Lazzari ha un'ottima occasione ma spara alto, poi ancora qualche sortita offensiva delle due squadre prima della lotteria dei rigori che premia biancazzurri grazie all'ottima parata di Fiorillo sul penalty di Morotti e ora sotto con il Chievo.